determinato, compatto, concentrato. Il Cagliari che si è visto oggi, che ha vinto contro il Bologna, ha in questi tre elementi probabilmente i motivi di novità rispetto al recente passato. Un Cagliari motivatissimo, aggressivo, capace di andare a lottare su ogni pallone, che si è aiutato l'un l'altro per cercare di ridurre il campo al Bologna, che non ne ha avuto campo per almeno un'ora di partita. Con un Cagliari che ha costruito o ha tentato di costruire senza mai riuscire in modo fluido a entrare dentro l'area di rigore, ma che su un calcio piazzato ha trovato il gol del vantaggio. Che ha difeso a denti stretti per tutta la partita, soprattutto negli ultimi 20 minuti, quando lo sforzo del Bologna si è materializzato in una aggressività maggiore, in una velocità maggiore, nel tentativo di trovare l'area di rigore. Il Cagliari ha concesso veramente niente, ha concesso veramente poco al Bologna di Mihajlovic, con una gara attenta dove non ci sono state sbavature, dove anche in chiave difensiva non ci sono state ingenuità o leggerezze. Ecco, quando tu lotti in questo modo, chiudi gli spazi, calci il pallone, lo picchi, lo fai piangere anche mandando la palla in tribuna quando è necessario, è difficile dare all'avversario la possibilità di essere raggiunti, perché poi hai anche un portiere che vale, che finalmente si sente valorizzato dalla sua sicurezza e delle sue parate, perché comunque l'intera squadra lavora per lui. Quest'oggi il Cagliari ha soprattutto dimostrato questo, che anche se mantiene degli equivoci che poi analizzeremo, continua ad essere una squadra che ha da costruire tanto, ha certo molte più potenzialità di quelle che si sono viste, ma che quest'oggi ha soprattutto con elementi naturali, chiamiamoli con elementi anche umili, strappato tre punti fondamentali per la sua rincorsa salvezza. Ripeto, lo ha fatto con l'umiltà di chi deve raggiungere degli obiettivi che sembrano essere degli obiettivi poveri, ma che sono fondamentali, che sono determinanti soprattutto per il carattere della squadra e per il carattere della maglia rossoblu che indossano. Un Cagliari determinato, come abbiamo detto, compatto perché si è aiutato, anche se manca di lucidità forse nelle scelte iniziali. Ecco, dovendo cercare il pelo dell'uovo, dovendo comunque fare la critica non solamente quando si perde, una piccola critica, che poi piccola non è, la facciamo anche stavolta, ed è legata all'utilizzo di Pavoletti. Non è pensabile che nella scelta dell'attaccante iniziale, soprattutto in una partita che si prevede, almeno nella fase determinante, quella di avvio in cui devi andare a cercare il vantaggio, il risultato a tuo favore, non si può tenere un colpitore di testa come Pavoletti in panchina. Nella prima parte della gara, nei primi 60 minuti in cui ha giocato Simeone, sono stati battuti 12 calci piazzati, con uno di questi che è stato quello che ti ha permesso di passare in vantaggio con Rugani. 12 calci piazzati con Simeone, che non è un colpitore di testa, che negli spazi stretti chiaramente ha faticato. Quando è entrato Pavoletti al posto di Simeone, la partita era un'altra, era quella del Bologna che attaccava, dove un giocatore come Simeone probabilmente, invertendo le parti, avrebbe certamente avuto gli spazi per poter ferire con le sue controffensive, e dove Pavoletti ha avuto solamente due palloni, un calcio piazzato dalla tre quarti e un calcio d'angolo, per tentare di sfruttare il suo colpo di testa. Su queste due occasioni, in una, quella della punizione, è andato a sfiorare il gol, che è andato praticamente a pochi centimetri dal oltrepassare l'intera linea di porta su un colpo di testa all'altezza del secondo palo. Ecco, sono piccoli dettagli, che poi piccoli non sono, perché se noi invertiamo la partita dei due attaccanti, dando a ciascuno la possibilità di giocare nella parte di partita più congeniale alle proprie caratteristiche, forse avremmo evitato di soffrire così a lungo anche nella parte finale, perché con tanti calci piazzati battuti probabilmente sarebbe arrivato qualche gol in più da metterti al sicuro il risultato. Ripeto, l'importante è comunque ottenere i tre punti, l'importante è andare ancora a lottare, però sono dettagli questi che proprio quando vinci è preferibile correggere e fare in modo che possano diventare patrimonio della squadra. Una squadra che non può fallire la sua rincorsa salvezza e che deve cercare di ottimizzare sempre tutto quello che fa. A proposito di ottimizzare, benissimo Duncan, in quella posizione è stato capace non solamente di dare argine al centrocampo, ma anche di dare geometrie, con Nainggolan che si è sacrificato ad un ruolo più umile, anche lui, al fatto che non debba necessariamente fare il trequartista, ma facendo il mediano a sua volta in aiuto a Duncan e andando ad aiutare il compagno proprio in modo quasi speculare allo schema che aveva messo in campo il Bologna. Tutti segnali positivi, perché poi dall'esempio dei grandi
grandi, anche dai calcioni che Godin dà al pallone quando non c'è la possibilità di giocare, arrivano gli esempi che possono seguire i giovani e quindi quelli che sono le esigenze che una squadra deve avere se il risultato diventa l'obiettivo primario, diventa la ragione di vita. E adesso un'altra battaglia, quella di Genova contro la Sampdoria, un'altra partita di quelle che devi interpretare nel modo giusto, chiaramente con le tre qualità che abbiamo detto in introduzione. Bisogna essere compatti, determinati e attenti su ogni pallone. Un ultimo inciso, non possiamo non ricordare nella data di oggi Davide Astori, lo hanno fatto su tutti i campi, lo facciamo noi e lo ricordiamo come un fuoriclasse che però era umile. Ecco, elementi che nell'ambito dello sport sono necessari perché tu possa essere realmente un'unità di misura, un campione vero.